Bene, questo è il tipo di aereo che andiamo ad ottenere con questo tutorial. Lo vediamo da sopra, lo vediamo da sotto, particolarmente appesantito in punta, quindi un aereo molto buono per il volo. Andiamo a iniziare subito con un foglio di carta A4 e lo pieghiamo così a metà per il lato lungo. Pieghiamo in questo modo e andiamo a tracciare la prima linea. Molto bene. Fatto questo, andiamo a piegarla a metà a croce per l'altro verso. Lasciamo coincidere qua, lasciamo coincidere al centro, teniamo fermi e tracciamo. Bene, e bene. Fatto questo, piegheremo a metà. Faccio un segnettino qua così ci ricordiamo bene qual è il verso del foglio man mano che andiamo a fare il tutorial. Soprattutto quando a casa andrai a rifarlo, non ti puoi sbagliare vedendo dove è che ho tracciato con la penna, perché abbiamo piegato a metà questa parte superiore e pieghiamo ancora una volta a metà. Quindi lasciamo coincidere qua, lasciamo che coincida anche qua e pieghiamo ancora una volta a metà. Bene, a questo punto prendiamo e pieghiamo il foglio così. Da questo punto a questo punto, vedi qui avanza dello spazio e tracciamo. Molto importante che questa linea la tracciamo più volte. Così. Perfetto. Andiamo a rifare la stessa cosa nel lato opposto. Da qui a qui coincide tutto. Ok. E la tracciamo. E anche questa volta questa linea abbiamo attenzione di marcarla. Così. Perfetto. Andiamo ad aprire. Cosa facciamo? Con il foglio lo rigiriamo dall'altra parte. A questo punto vedi questa linea è fatta per essere piegata così, noi la dobbiamo piegare al contrario. Ed è per questo che ci rimane utile il fatto di averla tracciata bene, perché sarà facile piegarla al contrario. Una volta che la linea ha preso il contrario, la possiamo creare questa situazione qua. Occhio a questo triangolo, perché noi andiamo a piegarlo così. Il centro coincide qua. Bene, e prendiamo il tutto e lo ripieghiamo così, il centro coincide qua, questa la linea è già tutta bella tracciata, quindi abbiamo questa situazione, andiamo avanti e dietro, molto bene. Ora prendiamo quest'angolo qua e lo andiamo a inserire all'interno, così. Bene, bene, in questo punto, vedi, va da qui, passa qui, tiriamo e abbiamo fatto. La stessa cosa andremo a fare dall'altra parte. Ora, per avere un disegno equilibrato, uguale, identico, noi creiamo questa situazione, ok? Qui ci tiriamo giù fino ad avere la stessa identica altezza, quindi qua, e ci tiriamo su paralleli fino a qui. Perfetto. Da qui, tiriamo su paralleli e tracciamo questa linea. Riapriamo. Questa parte va all'interno. Bene, chiudiamo. Il nostro aereo è praticamente terminato. Dobbiamo andare a coincidere qua. Andiamo con la linea che coincide perfettamente e la tracciamo. Andiamo a fare la stessa cosa dal lato opposto, quindi ci abbassiamo fino a toccare qua. Facciamo coincidere tutta la linea con sotto, la premiamo e abbiamo ottenuto il nostro aereo. Andiamola a guardare da sopra, andiamola a guardare da sotto. Bene, e ora andiamo a fare la prova di volo. Allora, eccoci, eccoci. Vai. Pronti? Siamo via! Riprendi! Eccolo!